Eccoci qua, tornati con la terza variante del video inerente al mese di dicembre con il nuovo metodo. Fatemi sapere sempre se vi è piaciuto, se preferite il metodo a 26 carte. Iniziamo subito con chi ha scelto quindi la rosa color argento, a vedere quali saranno le energie principali, quindi anche l'umore per questo mese di dicembre, per la terza variante per il mese di dicembre. Terza variante, vediamo un po' per chi ha scelto questa terza variante, l'umore e le energie principali. Vediamo un po'. Allora, qua abbiamo già subito nel vostro pensiero la carta che mi parla delle finanze. Vediamo un po', ma può anche volermi dire. Finisco la stesa e poi parliamo. Sì, è un mese dove mi fanno vedere, come dicevo prima, nel vostro pensiero un'energia inerente al denaro, comunque al lavoro. Qua siete pronte e comunque positive, nel senso che mi fanno vedere proprio il trovare una soluzione, il cercare un miglioramento, se ci sono state delle difficoltà, degli ostacoli, si trova il miglioramento. Mi fanno vedere un legame forte con un'amica, una figura femminile, quindi probabilmente sarete proprio insieme a questa figura femminile, potrebbe essere inerente al lavoro anche la cosa. È una energia qui di forza, vi vedo determinate, forti, soprattutto in questa stesa propense alle questioni pratiche e lavorative, ok? Quindi comunque vi vedo c'è proprio un nuovo inizio dove siete parecchio decise, ok? Mi fanno vedere questa energia. Allora, andiamo a vedere adesso per la seconda domanda. Per voi quali saranno gli eventi positivi di questo mese di dicembre? Allora, per il mese di dicembre, per chi ha scelto la terza variante, quali saranno gli eventi positivi del mese di dicembre? Allora, gli eventi positivi del mese di dicembre. Per la terza variante, gli eventi positivi. Allora, quali saranno gli eventi positivi? Infatti. Beh, sono tanti, mi fanno vedere comunque una forte attrazione per lui, per questa figura di uomo di denari, potrebbe appartenere ai segni di terra, potrebbe essere comunque un partner, ma potrebbe essere anche proprio a livello lavorativo. Qua mi fanno vedere una ripartenza, quindi gli eventi positivi quali sono? Si parte da un fermo, ma c'è il nuovo inizio, c'è la carta del nuovo inizio. Siete state probabilmente colpite, fermate in qualche modo, ma qui c'è la ripartenza, quindi c'è il nuovo inizio, si parla finalmente in modo concreto, deciso, anche a livello lavorativo, per qualcuno potrebbe esserci un colloquio. O potrebbe essere proprio l'affermazione di voi stesse? Mi fanno vedere un qualcosa comunque, potrebbe essere una società con una figura femminile o una collaborazione, un lavoro con una donna. Mi fanno vedere questo, mi fanno vedere tante difficoltà anche a livello economico che finalmente troveranno veramente una bella svolta positiva, ok? Con questo uomo qui, come dicevo prima, c'è un bel miglioramento anche con lui. Quindi è come se forse qua qualcuno di voi usa la legge di attrazione, qua mi fanno vedere che le difficoltà del passato finalmente sono proprio passate, quindi
Quindi è come se voi riuscite anche proprio a godere di questo miglioramento. Mi fanno vedere anche proprio la carta della passione, il dedicarsi alle proprie passioni, alle cose belle. Io qua posso dire ottima la situazione, soprattutto a livello lavorativo, finanziario e anche del vostro umore. Siete veramente forti. Infatti, come potete vedere qua, mi uscite vicino all'uomo di spade. Questa è una combinazione, sì, che mi parla di lavoro, ma è una combinazione che mi parla del vostro modo di essere. Quindi, essere delle persone comunque con le idee chiare, comunque delle persone che sanno finalmente farsi valere, che sanno farsi rispettare, che in qualche modo danno anche delle direttive, ok? Andiamo adesso a vedere a cosa devi prestare attenzione con le mie carte napoletane. Vediamo a cosa devi prestare attenzione invece in questo mese di dicembre. Allora, in questo mese di dicembre, le ragazze e i ragazzi che hanno scelto la rosa argento, a cosa devi prestare attenzione invece questo mese? A chi o a cosa devi prestare attenzione, questo mese di dicembre, a cosa devi prestare attenzione? Allora, qua potrebbero esserci delle persone che, vediamo, preferisco prima fare la stesa e poi parlare. Allora, ostacoli, un miglioramento. Allora, qua mi fanno vedere allo smazzo, mi è uscito un po' una difficoltà nelle questioni. Mi fanno vedere gli ostacoli e la riservatezza. Cosa vuol dire? Le cose sono due. Attenta a non dire troppo di te, presta attenzione magari che siano tutte persone fidate, quindi potresti fare fatica a, ad esempio, se hai dei progetti, a non tenerteli per te inizialmente. Si sa che l'energia delle persone può comunque intralciare se usi comunque il lavoro della legge dell'attrazione o comunque se ti occupi, se hai un po' un'infarinatura inerente a questi argomenti, sai bene che se parli troppo comunque con le persone dei tuoi progetti, queste possono con il loro pensiero, con la loro immaginazione, intralciare il tuo risultato in qualche modo. Quindi qua mi fanno vedere ostacoli nella riservatezza, potresti a volte dover cercare di morderti la lingua. Oppure potrebbero esserci delle difficoltà e degli ostacoli perché ci sono delle situazioni che sono un pochino annebbiate, non sono troppo chiare, ok? Qui mi fanno vedere comunque, probabilmente ci sarà un pochino, allora, a cosa devi prestare attenzione? A un qualcosa a livello lavorativo mi fanno vedere che potrebbe subire un ritardo, quindi a livello finanziario, se c'è un nuovo progetto, se c'è qualcuno che ti deve pagare dei soldi, un qualcosa, o hai delle cause legali, o hai a che fare con degli avvocati, qua mi fanno vedere un'attesa, uno slittamento. Sì che siamo a dicembre, quindi magari tanti uffici chiudono, però a cosa devi prestare attenzione? A queste due situazioni qua, ok? Quindi quella della riservatezza e quella dell'ambito lavorativo che mi fanno vedere che c'è un'attesa, ok? Ci saranno dei momenti dove secondo me potresti pensare insieme a questa donna, mi fanno vedere una figura femminile nel tuo pensiero. Non so, a volte vicino a lei è come se vedessi un fermo, quindi non so, potrebbe essere. Potrebbero essere delle questioni lavorative che sono da mettere a posto. Io qua credo più questo. Qua non mi parlano tanto di situazioni a livello di partner.
No, no, sinceramente qua mi parlano più a livello lavorativo, mi fanno vedere comunque che gli ostacoli troveranno un miglioramento, lo ribadisco. Hai una grande forza anche proprio, c'è un bel miglioramento a livello economico, veramente. C'è solo un po' un'attesa, un qualcosa a livello lavorativo che o deve essere modificato o qualcuno che si assenta. Oppure, come dicevo prima, una situazione che non è troppo chiara, quindi stai attenta ai particolari, oserei dire, alle cose, ecco, se devi firmare anche qualcosa, ai documenti, le clausole sotto nell'asterisco scritte piccole, proprio alle piccolezze, come dire, presta attenzione alle cose che potrebbero sfuggirti, ok? Adesso andiamo avanti a vedere, siamo arrivati alla situazione economica. Beh, io direi che l'abbiamo già vista, però vado a fare la domanda specifica. Allora, come sarà la tua situazione economica per il mese di dicembre? Come sarà la tua situazione economica e finanziaria? Economica e finanziaria, la situazione della terza variante. Rosa grigia, la situazione lavorativa e finanziaria per chi ha scelto la terza variante, dicembre, per il mese di dicembre, lavoro e finanze. Mi fanno vedere un luogo aperto, un luogo esterno dalle mura di casa tua con un gruppo di persone, quindi questo potrebbe voler dire magari che potresti avere più incontri, potresti fare dei colloqui, potresti partecipare a dei colloqui, a un'audizione in base a quello di cui tu ti occupi naturalmente. Allora, io qua ti vedo proprio molto decisa nel pensiero, è come se hai un pensiero veramente molto forte, c'è proprio la determinazione, veramente molto 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 determinata ti vedo. Quindi qui che dire, c'è un bel miglioramento inerente alle difficoltà, qualcuno forse qua potrebbe guardare con sfida una figura maschile, forse qualcuno che non ha creduto in voi, forse qualcuno che ha cercato in qualche modo di mettervi i bastoni tra le ruote, ecco, mi fanno vedere, una situazione comunque, ripeto, a livello economico e finanziaria positiva, ma qua credo una sorta di rinascita, come dire, guardare verso una figura maschile e dire guarda, tutto si è risolto, ho trovato un altro lavoro, ho trovato altri clienti, altre collaborazioni, altri soci. Qui c'è una sorta di guardare verso qualcuno che non credeva in voi e invece dire ce l'ho fatta, ok? Andiamo adesso a vedere la situazione in amore. In amore, anche negli altri mazzetti ho deciso di fare due stese diverse, quindi una stesa per i single e una stesa per le coppie, naturalmente. Allora, partiamo come ho fatto anche diciamo all'inizio del video, anche per le altre varianti, appunto, per le coppie. Quindi, per il mese di dicembre, per le coppie, per le situazioni di coppia, amore. Le situazioni di coppia, per chi è in coppia? Allora, per chi è in coppia? Per il mese di dicembre, per chi ha scelto la terza variante, per chi è in coppia, come andranno le cose? Quali saranno gli eventi? Come saranno le energie? Per chi ha scelto la terza variante in coppia, il mese di dicembre?
Vediamo quali saranno gli eventi principali per chi è in coppia. Per chi è in coppia il mese di dicembre. Vediamo le energie principali per chi è in coppia, come andranno le cose a dicembre. Beh, qualcuno qui potrebbe avere una notizia di una gravidanza. Naturalmente, magari non siete voi, ma potrebbe essere, non so, una vostra amica, una vostra parente. Allora, vediamo per chi è in coppia. Allora, qua qualcuno potrebbe avere, intanto qua c'è un sacco di gente, però posso dire che potreste avere magari un partner che potrebbe essere un pochino in difficoltà a mostrarsi dolce, carino, pucci pucci, tutte queste situazioni qua mi sa che non è proprio da lui, eh? No, no, no. Mi sa di no. Quindi, qua mi fanno vedere questa figura maschile che comunque è un po' più concreta come uomo o come donna, naturalmente. Ecco, forse voi, non so, io vi percepisco un pochino più emotive. Una cosa che mi è uscita, non sarà per tutti, però, quello che ho percepito prima, no? Che sul lavoro siete molto in un modo razionali, molto forti, e invece secondo me qui nella coppia siete già un pochino anche, ecco, a volte secondo me vi fate prendere un po' anche da, non so, dalla gelosia o dall'emotività, forse siete un po' impulsive. Qua ci vedo molto i segni d'acqua io a livello di sentimenti, ok? A livello di sentimenti, quindi dicevo, per la coppia cosa possiamo dire? Qui abbiamo un partner che comunque diciamo che vedo che è collaborativo, nel senso che se ci sono delle questioni da mettere a posto anche in casa o comunque delle figure esterne, potrebbero essere parenti o figlie che magari tra di loro litigano o hanno dei battibecchi, diciamo che lo vedo un pochino concentrato più su queste situazioni, come dire, fare andare bene un po' l'ambiente circostante. Non ci siete solo voi qua, ci sono anche delle altre figure femminili, maschili, è come se tra di loro ci fossero dei battibecchi, non tra voi e il partner, ma tra queste persone esterne. Quindi posso dire che se già comunque avete un partner che è molto concreto, ok, molto concreto e poco emotivo, continuerà a essere così. Qua mi fanno solo vedere attenzione un pochino a volte alla vostra di emotività. Quindi per chi è in coppia purtroppo posso dire che ci sarà un pochino l'ambiente esterno, eh? Ci sono delle persone che potrebbero magari, non dico creare fastidi, perché qua è un po' una cosa esterna, quindi magari il partner non riesce a stare tanto tranquillo e rilassato perché comunque pensa alle difficoltà provenienti dall'esterno. Possono essere anche difficoltà che provengono dal suo lavoro, ok? Per voi due è una sorta di quotidianità, quindi le cose qua vanno bene, non. Sì, non è un tipo che pensa troppo, ecco, purtroppo poi naturalmente qua è una stesa generica, però ok, qua qualche problemino, ma nel problemino sempre tra virgolette, però ecco, ci sono questioni esterne che danno un pochino fastidio a questa coppia, nel senso che probabilmente il vostro partner sarà un pochino distratto magari da parenti o da situazioni a livello lavorativo e quindi vi vedo un pochino insoddisfatte purtroppo, eh? Ok?
Attenzione, magari qualcuna potrebbe anche fare un po' qualche, non dico scenata di gelosia, ma sentirsi un po' troppo emotiva, come se mancasse qualcosa, veramente. Ok? Allora, andiamo a vedere invece adesso per i single. Allora, per i single. Allora, per i single il mese di dicembre. Come andrà? Vediamo se ci saranno nuovi incontri, vediamo se ci saranno novità per i single. Mese di dicembre, terza variante. E voi avete qualcuno però nel vostro pensiero, anche se siete single. Dicevo, avete qualcuno nel vostro pensiero? Qua mi fanno vedere che comunque per i single ci saranno tanti momenti di felicità e di divertimento. Qua comunque, nonostante comunque la situazione all'esterno dalla casa mi fanno vedere che è problematica, quindi si sa, non si può uscire più di tanto, ci sono delle difficoltà, però qua comunque qualcuno si terrà occupato. Devo dire che qua godete della vostra solitudine, nel senso che secondo me siete delle donne indipendenti, se siete single in questa stesa e sapete stare bene con voi stesse. C'è qualcuno nel vostro pensiero, è uscito già allo smazzo, però qua non ci si accontenta, eh. Qui si punta al meglio, qua si punta in alto e si aspetta l'uomo con la U maiuscola. Avete un canone in mente voi e quindi non è che vanno tutti bene, anzi, ok? Vi vedo comunque prendervi cura di voi stesse. Qua mi fanno vedere un'amica, una parente, una mamma. È come se comunque ci fosse anche uno scambio. Di passare il tempo libero, ecco, con questa figura femminile, può essere anche semplicemente un'amica, ok? Però qua si aspetta e si decide veramente di volere una persona in particolare, una persona che abbia delle caratteristiche ben precise, ok? Se devo parlare di nuovi incontri, sì, potrebbe esserci perché comunque la stesa mi termina con l'uomo di spade, potrebbe essere un uomo appartenente ai segni di Aria, ma potrebbe essere una persona anche abbastanza grande, sicuramente più grande di voi, ok? Però ripeto, qua è una stesa generica, quindi le opzioni sono due, ok? C'è la possibilità per qualcuno di incontrare, secondo me, verso fine dicembre, verso fine mese, una persona incontrare o conoscere anche oramai siamo nell'era di internet, questa figura maschile o femminile comunque più grande rispetto a voi, ma c'è anche proprio il desiderio, l'altra opzione è il desiderio di avere accanto una persona veramente al 100%, se no piuttosto rimanere soli perché qua mi fanno vedere che comunque voi state bene. Non avete bisogno di nessuno, ok? Allora andiamo a terminare anche questa stesa. Fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuta o se preferite la stesa quella vecchia, così poi io per il prossimo mese mi so regolare. Andiamo a vedere quindi per voi la carta della luna per questo terzo mazzetto. Vediamo, 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 vediamo. Terzo mazzetto, carta della luna. Prenderei questa. Luna piena, ho lasciato alla luna piena la mia spazzatura emotiva, che leggerezza. Qua siete libere dalla spazzatura, la spazzatura naturalmente a livello energetico, quindi le paure, quindi magari il bisogno, l'attaccamento, il desiderio che qualcun altro ci completi. Ok, questa è una carta di conferma. Ti dice che sei leggera perché ti sei leggera o leggero perché ti sei liberato da cose che comunque ti appesantivano.
Potrebbe parlarmi anche del lavoro, visto che prima abbiamo parlato di una situazione a livello lavorativo che comunque, secondo me, è cambiata in meglio. Ok? Vi abbraccio sempre, grazie e ci vediamo presto, Luce.